Natru torna al San anche nel 2016, che esperienza è per voi e quali sono gli obiettivi che cercate di raggiungere in questi giorni di manifestazione? Certo, Natru è per la prima volta presente al Sana con una collettiva di aziende, abbiamo 6 aziende che hanno deciso di esporre con noi e per noi è molto importante creare queste sinergie con le aziende certificate perché vogliamo non solo promuovere il nostro standard di certificazione ma promuovere la vera cosmesi naturale, quindi è importante fare informazione insieme, fare cultura e mettere insieme appunto le risorse. Quando è che un cosmetico è naturale? Un cosmetico si definisce naturale secondo uno standard di certificazione, perché quello che impatta il nostro settore è il fatto che manca ancora una legislazione per la cosmesi naturale biologica. Quindi un cosmetico naturale per natura è un cosmetico che contiene solamente ingredienti che sono presenti in natura e si differenziano in base ai processi produttivi. Abbiamo ingredienti naturali, quindi la materia prima non è stata stravolta nelle sue proprietà. Poi ci sono gli ingredienti di derivazione che sono quelli invece che hanno le proprietà più caratterizzanti degli ingredienti, tipo ad esempio i surfattanti, i tensioattivi, quindi quelli servono per dare la performance al prodotto. E lì sono appunto di derivazione naturale, ma sempre da prodotti naturali in origine. Dal naturale al biologico? Biologico è una caratteristica ulteriore del naturale e un ingrediente può essere definito biologico solo quando è in presenza di una certificazione della materia prima.